Non è che tutta quella partecipazione che si è avuta in passato di politici abbia prodotto granché. Sì, ma non abbiamo fatto tanti danni, ecco, potrei dire. Ecco, il problema non è che è dei risultati positivi, quanto appunto è la quantificazione dei danni. E questa è la prima assenza che noto. L'altra è anche importante, è quella della burocrazia e delle tecnostrutture. Perché quando noi parliamo dell'impegno sul territorio, se non c'è il coinvolgimento delle rappresentanze politiche e non c'è il coinvolgimento, l'appropriazione di tutte quelle linee che sono state qui enunciate, di coloro che poi intervengono sul territorio, dando licenze. C'è Gloria Fazio. Sì, Ma io sì. Per carità, infatti, credo che siamo sullo stesso fronte della difesa. E se non abbiamo la presenza di questi, gli uffici tecnici, cioè quelli che procedono ad una reale manipolazione del territorio e che molto spesso sono il tramite di operazioni che non sono trasparenti. Che non sono trasparenti. Ora qui è il problema. Prima, quando si parlava del senso dello Stato, il senso dello Stato era, e di questo senso lo Stato non era soltanto depositario una classe politica, ma soprattutto una burocrazia che rappresentava la continuità dell'azione. E qui permettetemi, per quello che riguarda l'aspetto dell'impegno nella difesa e nella valorizzazione dei beni culturali, due esempi sono grandissimi. Uno positivo, Ascoli Satriano. Io queste cose le vedo dall'esterno, non è che abbia presenza diretta. Ascoli Satriano ci trovavamo di fronte a delle macerie per l'impegno di un'amministrazione che è stata costantemente presente, vigile e ha controllato e ha seguito, adesso ci troviamo di fronte ad un museo che ospita, tra l'altro, uno dei grandi capolavori dell'arte, i famosi Goffoni, e quindi possiamo dire che lì, dall'inizio fino alla fine, si è proceduto ad un'attività che è stata un'attività. L'altro esempio l'abbiamo negativo, a Foggia. Si è avuto, io non parlo del Teatro Giordano, ma mi limito sempre sul piano per quella che è la questione della salvaguardia di beni archeologici. Abbiamo avuto il caso della tomba della Medusa. Tomba della Medusa, ognuno lo sa, è una delle testimonianze, delle emergenze più importanti della cultura d'Amio. Ebbene, questa tomba messa in luce dall'attività della dottoressa Mazzei, prematuramente scomparsa, su questa tomba c'è stato un intervento per un progetto veramente che è costato fior di quattrini, centinaia e centinaia di migliaia di euro. La regione è intervenuta, è intervenuto il comune, eccetera. La conclusione qual è? A distanza di qualcosa come 20 anni, si teme la distruzione del bene. Perché? E qui viene avanti una questione importante. Chi segue questi passaggi? Vi è una responsabilità che è politica, tecnica e burocratica per seguire questa questione. Concludo. Conclude perché Sì, altrimenti rimaniamo soli poi. E questo è il problema che emerge, perché se non si cura questo processo da A alla Z, e allora le conclusioni saranno sempre quelle negative. Per quello che riguarda e la salvaguardia e la valorizzazione del bene in oggetto.
Grazie. Grazie a lei. Il professor Magnaghi voleva dire due cose e con questo chiudiamo così. L'intervento dell'assessore ha posto un problema nodale su cui vorrei fare qualche domanda, una domanda. Dice PPTR lancia una sfida di capovolgere le prospettive rispetto al modello di sviluppo che la regione ha disegnato e che ha cancellato, eccetera, eccetera. Allora, qui mi sembra che si ponga un problema di grande importanza, cioè noi non stiamo parlando di un settore dei beni culturali del paesaggio, stiamo parlando di una visione complessiva dentro una crisi strutturale in cui non ci si dà nessuna risposta prospettica di cambiamento del modello di sviluppo. In questa giornata sono venuti fuori degli elementi che riguardano il ruolo del patrimonio complessivo, perché abbiamo superato la divisione tra patrimonio ambientale, culturale, naturale, verso un patrimonio complessivo territoriale, che si pone alla base della produzione di nuova ricchezza, alla base di un modello che si fonda sulla reidentificazione della Puglia e dei suoi valori rispetto a una fase di colonizzazione culturale, materiale, industriale e via discorrendo. Allora, qui il discorso è più importante di quello di riformare il Ministero dei Beni Culturali. Anche quello c'è, ovviamente voi qui siete in maggioranza beni culturalisti, ma però abbiamo sollevato un problema di grande rilievo a cui va dato risposta. La prima risposta nel fatto che questo piano paesaggistico, che ha sollevato tutte queste problematiche, riesca a chiudersi, a essere approvato. Ansela diceva, qui ci abbiamo avuto una fase in cui un popolo si è sollevato nella condivisione di questa trasformazione del ruolo del territorio, dell'ambiente, della cultura, nella ricerca di germi, di nuovi modelli di sviluppo, tutta la fase di costruzione del piano. Oggi, appena c'è una salvaguardia, saltano fuori gli altri interessi contrapposti, quelli dei costruttori, eccetera, eccetera, dei proprietari di aree, eccetera. Ma a questo punto occorre che il nostro esercito che si è costruito in questi anni torni fuori, cioè riesca a costruire la contrapposizione di forza sociale, economica, culturale, per riuscire ad aiutare la regione a portare a compimento l'approvazione, perché se noi rispondiamo in modo difensivo, il rischio è che questo piano, la legislatura non ha tanto tempo, dobbiamo questo piano riuscire ad approvarlo, e quindi la mia questione era questa, proporre alla regione di intensificare, di recuperare interamente quel patrimonio di mobilitazione che c'è stato con un'azione intensiva. E qui non abbiamo tempo di aspettare che crescano i bambini a cui parliamo, dobbiamo parlare degli adulti da bambini, però non possiamo aspettare i bambini in questa evenienza, e quindi fare questa operazione. Concludo dicendo, tutte le cose che Giulio Volpe diceva, ricordo che nella nostra modestia di un gruppo di docenti italiani stiamo tentando di affrontare, Giulio e anche Russo ne fanno parte, di questa associazione dei territorialisti italiani che raggruppa da filosofi, archeologi, a storici, a ecologi, a urbanisti, eccetera, nel tentativo proprio di riunificare le discipline e di costruire un atteggiamento olistico verso il territorio e la cultura. A questo punto di vista volevo dire che stiamo cercando di organizzare la sezione pugliese della società dei territorialisti con una proposta di fare entro il 2015, forse anche prima, dati i tempi anche delle scadenze, un convegno in Puglia sul nuovo modello di sviluppo a partire da tutte le esperienze che in questi anni in Puglia sono state fatte, come momento di lancio nazionale, visto che tutti hanno detto che questo piano, questa esperienza della regione Puglia è un'esperienza pilota per l'Italia, forse una proposta di questo genere, un piccolo contributo in questa direzione vorremmo darlo. Grazie. Allora chiudiamo con le risposte dell'assessore. Brevissime risposte e brevissime riflessioni.
Noi più volte come regioni abbiamo posto al governo e al Parlamento il problema della fiscalità, che è di competenza statale, perché la fiscalità in Italia ormai è ingiusta al punto tale da essere francamente insopportabile. La storia dell'IMU è una storia orribile. Noi siamo riusciti a inserire nella nuova tassa una quota a carico degli inquilini e a evitare tra il 20 e il 30% e a sottrarre a me la possibilità di pagare l'IMU. Questa cosa è avvilente. Io sono indignata per il fatto di non pagare l'IMU in quel sistema. E mi preoccupa moltissimo questo aspetto, che conosco perché mi è stato rappresentato da un notaio che ha detto: assessore, stia attenta perché sta capitando questo, soprattutto i manufatti, perché poi questo è l'ambiguità del termine valorizzazione da un lato e del termine fruizione dall'altro. Fruizione perché? Fa bene la professoressa a parlare di godimento, perché fruizione cosa vuol dire? Fruizione viene assimilato ad utilizzazione. Utilizzazione è, se non è abitativa, se non è produttiva, se non è, che cos'è? Si può distruggere. Per non pagare la tassa si distrugge, si rade al suolo. Allora, rimanendo in questa logica perversa della fruizione come uso per un'utilità umana, cioè potremmo andare oltre, è tutto distorto il ragionamento, che priva il valore culturale, il valore lì c'è anche un grande valore per la biodiversità, perché molti di questi manufatti sono in pietra secco e quindi sono importanti, trattengono l'acqua, hanno tante funzioni che sfuggono, che non si conoscono, perché siamo ridotti a come dire, ci siamo impoveriti di conoscenze, non ce ne rendiamo conto, ma ci siamo molto impoveriti sotto il profilo delle conoscenze. Allora, se non è usato per ragioni residenziali e produttive, non ha un uso, si può distruggere. Questa è un passaggio pericolosissimo, perché siccome si stanno attivando sul territorio una serie di sensori per scovare gli evasori, si rischia di perdere le pagliare, i trulli, tutti quelli che hanno una dimensione di 20 metri quadri. I contadini, soprattutto nei luoghi un po' più abbandonati, li stanno radendo al suolo. Io sono preoccupatissima di questa cosa, perché non è facile monitorare il fenomeno. Così come lei ha ragione, chi genera una detrazione, diciamo, di valori paesaggisti, però la cosa mi preoccupa anche molto, perché all'origine dell'insediamento in Puglia, nel Molise, in Basilicata, di selve di mega torri eoliche, c'è questo, la debolezza economica. In Toscana, da dove viene il professore, o in nelle terre del Barolo, nella Liguria, lì non ci sono, non è che non ci sia vento, cioè non ci sono, perché c'è un valore economico di quelle colline del Chianti o di quelle colline del Barolo che resiste alla colonizzazione, diciamo, legata alle royalties dell'energia. Quindi io sono preoccupata, perché qualcuno potrà dire: va bene, che prezzo ha la detrazione? Sono disposto ad avere il detrattore più pur di avere un po' di soldi. Quindi, diciamo, questa cosa dovrebbe essere oggetto di maggiore riflessione, anche perché non dimentichiamo
che questo è un po' il meccanismo perverso che si è generato con gli oneri di urbanizzazione, il contributo sul costo di costruzione e con l'IMU sulle aree edificabili. Ha generato, diciamo, per ragioni di finanza locale, dei meccanismi perversi, anche laddove non c'era alcun bisogno di prevedere aree edificabili nei piani regolatori o di costruire, urbanizzare nuovi terreni. Quindi su questo io farei un po' di attenzione. A lei, in modo molto sintetico, dico che le competenze sono chiare. La competenza in materia di tutela ce l'ha il Ministero. La valorizzazione è attribuita alla Regione. E qui, perciò, siccome questa separazione è alquanto assurda, è per questa ragione che noi stiamo lavorando agli accordi tra virgolette di valorizzazione, che naturalmente comprendono tutto il resto se stipulati con il Ministero. Grazie. Allora, siccome lui ha ringraziato tutti, ma non c'è stata la possibilità di ringraziare lui, noi ringraziamo Giuliano Volpe per questa giornata. E io lo voglio ringraziare anche per una cosa: è la prima volta che vengo a Foggia, quindi è la prima volta che vedo anche questo complesso che è stato inaugurato da pochissimo, e vi devo dire che è un fiore all'occhiello di Foggia. Credo che il professor Volpe, insieme ai suoi colleghi e collaboratori, sia tra i massimi responsabili di questa realizzazione, che fa onore alla cultura italiana. E qui c'è un ambiente dove gli studenti, i docenti possono stare in maniera, non dico dignitosa, perché nella maggior parte dei casi le nostre facoltà, dipartimenti, sono luoghi che non danno dignità a chi li frequenta. Quindi questo fa onore a Foggia e fa onore a chi ci ha lavorato. Quindi grazie Giuliano.